Benvenuti a tutti a questo primo appuntamento del secondo ciclo InfoSalus. Chi ci sta seguendo da diversi mesi si ricorderà che il primo appuntamento è stato l'8 marzo del 2020, proprio all'inizio del lockdown dovuto al Covid, alla Covid-19. E adesso, per l'inizio del secondo ciclo, parliamo ancora di Covid-19. E ne parliamo con tutta una serie di informazioni che nel frattempo sono state raccolte, di dati scientifici che sono stati raccolti, e soprattutto cerchiamo di parlarne in un modo differente da tutte le informazioni che in questo momento stanno circolando. Molti, quando abbiamo lanciato questo tema, alcuni hanno detto siamo stanchi di parlare di Covid-19, continuano a farci una testa così di questo tema. E sono sicuro che sia così, anche perché le informazioni che stanno girando in questo momento spesso sono informazioni contrapposte. Da un lato ci sono informazioni allarmistiche, terroristiche, alcuni dicono, dall'altro ci sono informazioni negazionistiche rispetto a un problema. Noi cerchiamo di rimanere fuori da questo coro, se vogliamo vederlo come uno stadio di opposte tifoserie, noi cerchiamo di stare fuori dal coro e di dare informazioni che abbiano delle solide basi filosofiche e scientifiche e soprattutto che abbiano un approccio che miri alla collaborazione e all'unione e non alla divisione delle fazioni e delle parti. Come sempre in queste conferenze InfoSalus mettiamo insieme filosofia e scienza. Oggi avremo come relatori Milena Simeoni e il dottor Alberto Donzelli, che avete già visto anche in altre conferenze, e parleremo appunto del tema Covid-19 cercando di dare degli stimoli per avere un punto di vista differente rispetto a quello che stiamo vivendo e cercare di avere dei suggerimenti concreti per prepararsi ad affrontare questa e altre possibili episodi influenzali o pandemie che possono ritornare nella nostra vita. Quindi è importante avere un approccio positivo. InfoSalus, per chi non ci ha mai seguito, che cos'è? Sono cicli di conferenze gratuite che noi realizziamo in web streaming e sono conferenze che vengono organizzate da Lumen Associazione, che è capofila di una rete europea di 44 organizzazioni in 11 paesi diversi, nata ad aprile del 2019. Una rete che vede insieme enti profit e enti no profit che hanno a tema e a cuore la salute, la promozione della salute e la sostenibilità ambientale. Oltre a queste organizzazioni con cui noi collaboriamo, che sostengono molte delle attività che potete trovare sul nostro sito www.salusnetwork.eu, abbiamo anche un supporto dal punto di vista politico trasversale. È nato infatti a dicembre dello scorso anno un interest group, cioè un gruppo di interesse composto da in questo momento da 7 eurodeputati di diversi partiti, un gruppo di interesse che ha a cuore i temi che stiamo portando avanti, che ci sta aiutando a stimolare il Parlamento europeo, la Commissione europea su alcune proposte legislative che stiamo portando avanti come rete europea Salus. Ci tengo a ringraziarli perché ci danno la possibilità veramente di aprire le porte delle istituzioni europee, in particolare la prima sostenitrice Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle, Patrizia Toia del Partito Democratico, Rosa D'Amato del Movimento 5 Stelle, Mara Bizzotto della Lega, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, Sirpa Pietikäinen del Partito Europeo dalla Finlandia e Tilly Metz del Partito dei Verdi dal Lussemburgo. E adesso proprio dalla presidente di questo interest group, Eleonora Evi, apriamo con i saluti istituzionali. Come molti di voi sanno, gli interventi di politica sanitaria non sono una prerogativa dell'Unione Europea, ma sono competenza esclusiva degli Stati membri. L'Unione Europea può intervenire solo per promuovere un coordinamento e un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e intervenire però direttamente solo su alcune materie che riguardano per esempio il mercato dei farmaci. Eppure la situazione di emergenza sanitaria che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando
in questi ultimi mesi ha reso evidente che una risposta frammentata degli Stati membri dell'Unione Europea ha veramente poco senso e rischia di vanificare gli sforzi. Il Covid-19 ci ha ricordato una volta di più che siamo interdipendenti. E quindi la recente risposta dell'Unione Europea è stato il programma EU for Health, un investimento di 9,4 miliardi di euro, che è ad oggi il più grande programma per la salute di sempre in termini di risorse finanziarie. Pertanto, a partire dal 2021, stati membri, organizzazioni sanitarie e ONG potranno presentare domande di finanziamento su diverse aree di intervento, che riguardano soprattutto la gestione dell'emergenza, ma anche su due aree che interessano l'Interest Group Salus, e su cui intendiamo stimolare la Commissione europea. La promozione della salute per la popolazione anziana e l'uso prudente di antibiotici. La filosofia Salus mette al centro l'idea che un intervento emergenziale debba sempre accompagnarsi ad un intervento di promozione della salute e di prevenzione, e che questi due mondi non siano opposti e contrapposti, ma collaboranti e interdipendenti. Rivolgo quindi un sentito grazie a Lumen e alla rete europea Salus, che attraverso le conferenze gratuite InfoSalus sostengono questa idea con concretezza e con solide basi scientifiche e filosofiche. Grazie e buon lavoro. Bene, grazie Eleonora Evi. Adesso partiamo con la prima relatrice di quest'oggi, Milena Simeoni, naturopata, direttrice della scuola di naturopatia Lumen, che ci darà un punto di vista filosofico sulla Covid e su questa pandemia che abbiamo vissuto in questi mesi. E a voi, Milena Simeoni. Grazie a tutti, ben ritrovati. Allora parto con la dichiarazione di interessi, sono formatrice e ricercatrice presso la cooperativa di lavoro Visnatura, che è l'ente capofila del Lumen Network, che gestisce anche la scuola di naturopatia olistica, di cui sono la direttrice didattica e l'insegnante per alcune materie, nell'ambito sempre della naturopatia. Svolgo questo ruolo gratuito di vicepresidente dell'Associazione di Promozione Sociale e sono qui in veste di ideatrice del progetto Salus e comunque di chi ha a cuore questo progetto in modo molto particolare. Allora, rimaniamo, come diceva Federico, a un'informazione vecchia. Questa è un'informazione dell'11 aprile del 2020 che già sottolineava la forte relazione che c'era tra la fragilità e l'elevata mortalità. Allora, è per noi molto importante focalizzare su questo punto perché dobbiamo provare a guardare a questo evento allargando il quadro, così da trovare strategie che siano adatte a questo evento e ad altri eventi. Allora, focalizzandosi non più sul particolare, ma su una visione più ampia, ci accorgiamo che questa fragilità può essere modificata con lo stile di vita, può essere modificata con le scelte che facciamo quotidianamente, per passare da una fragilità a una longevità sana. Quindi c'è la possibilità che diventiamo vecchi ma sani, c'è la possibilità di continuare a vivere la nostra vita per un tempo sufficientemente lungo e contemporaneamente sano. Quindi c'è la possibilità di non essere a 65 anni farmacodipendente. Dobbiamo costruirla questa possibilità. Come? Esattamente come accennavo prima, cercando di non isolare il dato. Non isoliamo il dato. Ippocrate nel 400 a.C. Proprio aveva chiaro, molto chiaro, che non bisognava isolare il dato, che in tal modo perderebbe la sua portata significante, diceva, ma bisogna inserirlo in una rete di riferimenti che lo rapportino ad un panorama più complesso di conoscenze, nel quale esso assuma un valore di sintomo. Molto attuale, perché allora proviamo a farci questa domanda. Ci poniamo la domanda, quindi, se la Covid-19 è il problema, oppure la Covid-19 è la punta di un iceberg, è quello che si vede di molto, che invece non si vede, di una massa che necessita di essere portata in luce e di essere trasformata. Quindi è
una punta di un iceberg che ci dice che abbiamo la necessità di rinnovare il modus vivendi, è la punta di un iceberg che ci dice che abbiamo la necessità di cambiare il paradigma relativo alla salute? Siamo convinti di sì. Noi di Salo siamo proprio convinti che la Covid-19 sia la punta di un iceberg, la punta di un iceberg di una società che ha un bisogno profondo di cambiare paradigma. Ma prima di parlare di questo cambio di paradigma e di passarvi strumenti per poter vivere la difficoltà in un altro modo, facciamo qualche passo indietro e pensiamo, visto che parliamo di un cambio di paradigma, che cos'è un cambio di paradigma? Allora, chiamiamo in causa Kuhn, che è un uomo che unisce questi due aspetti che noi abbiamo descritto. Prima Federico non ha raccontato una cosa per me molto importante. All'interno di Salus esiste un comitato, e questo comitato è un comitato filosofico-scientifico, perché questi due modi di guardare la realtà hanno pari dignità, e solo quando saremo in grado di integrare filosofia e scienza, cuore e mente, saremmo in grado di leggere la realtà in un modo un po' più veritiero, un po' più veritiero. Allora, lui sosteneva che nella pratica una comunità scientifica parte dall'accettazione acritica e dogmatica di un modo di pensare, e questo era il paradigma. Allora, diceva, come si fa a cambiare il paradigma? Si passa da una scienza normale a una scienza rivoluzionaria. La scienza normale è quella che viene seguita dalla maggioranza degli scienziati e che segue il paradigma corrente in un determinato momento. A un certo punto, siccome tutte le teorie hanno anomalie al loro interno, quando si cominciano a osservare anomalie, cioè fenomeni che non sono spiegati dai modelli accettati, e quando questi diventano molti, allora si arriva a una possibilità di creare una massa critica. Ci sono scienziati che a questo punto passano da una scienza normale a sperimentare, a cercare di spiegare la realtà con nuovi modelli. E questa Kuhn la chiamava la scienza straordinaria. Mi piace pensare che facciamo parte di quel gruppo di studiosi o scienziati, filosofi o scienziati che lavorano per descrivere la realtà con nuovi modelli. E guardate questa immagine. Purtroppo non siamo di persona, quindi non possiamo interagire, però potete ben vedere che è una questione di punti di vista. Cosa vedete in questo disegno? Un uccello con un becco abbastanza significativo o un coniglio? È una questione di punti di vista. E Kuhn conclude dicendo, dando un nuovo principio di demarcazione, e dice il nuovo paradigma è accettato perché è in grado di risolvere meglio i problemi. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema, o ne abbiamo anche tanti, e dobbiamo cercare di calarli in un quadro più ampio e sistemico. Oggi ci troviamo in un mondo molto frammentato, fatto di tante specificità, di specializzazioni, e questi mondi comunicano poco tra di loro. Quali sono le strategie che proponiamo per concretizzare questo cambio di paradigma? Sono tre. Una è affiancare all'azione curativa quella invece di promozione della salute, a qualsiasi livello. Che le azioni siano sempre il frutto dell'unione della visione riduzionista e della visione d'insieme, quindi siano sempre a carattere trasversale, intersettoriale, sinergico. Tre, che ci sia un allineamento tra il bene comune e le convenienze economiche, indispensabili. Questi tre sono per noi le strategie, queste tre sono le strategie per attivare un cambio di paradigma, e sono utilizzate, se avete seguito gli altri convegni, sono utilizzate per guardare alla realtà in un modo diverso. Queste strategie sono in sintonia, sono in linea con due principi che a me stanno particolarmente a cuore, e sono il principio di semplicità e il principio di ampia applicabilità. Quando un principio è semplice, è meno costoso, meno dispendioso di energia e ottiene un risultato migliore. Facciamo un esempio molto banale. Sicuramente è più buona la fragola che nasce nella stagione giusta che quella in serra. Però
ha più gusto, è più semplice ed è chiaro che è anche più salutare. Ma abbiamo dovuto aspettare molto tempo per poter arrivare ad affermare che è chiaro che è anche più salutare. Allora, più riusciamo a estrapolare strategie che sono aderenti alla semplice, che sono semplici e applicabili in vari campi, più siamo vicini a leggere o ci avviciniamo di più, mi piace di più, ci avviciniamo di più a leggere la realtà per quella che è, così complessa e così variegata e contemporaneamente poco scindibile. Prendiamo la relazione uomo-ambiente, che è una relazione indissolubile. Noi modifichiamo l'ambiente e l'ambiente influenza il nostro stato di vita e di salute. Ma questo cambio di paradigma che proponiamo come Salus può aiutarti con la Covid-19 e con le altre situazioni simili? E noi cercheremo di darti delle informazioni che vengono dal contenitore della filosofia e della scienza. E se si valutano questi due ambiti, si può proprio dire sì, possono aiutarti a vivere meglio situazioni di questo tipo e a produrre più salute nella tua vita. Partiamo da un'affermazione famosa, ed è di Ippocrate, che dice che prima ci vuole Igea e poi Panacea. Igea cos'era? Per lui era l'igiene, la promozione della salute, la prevenzione, e la Panacea era la cura, il farmaco. Maggiore per loro era chiaro che maggiore è la promozione della salute, minore è l'intervento necessario. Dobbiamo anche osservare che Pasteur, fondatore della microbiologia, sul punto di morire, quando stava nell'ultimo viaggio che ha compiuto, dice Bernard aveva ragione, il terreno è tutto, il microbo è nulla. Quando parla di terreno, parla della relazione con Igea. È esattamente questo che andiamo a sottolineare. Il terreno è quello che farà sviluppare qualcosa o qualcos'altro, in base a che tipo di terreno è. E il terreno è il nostro psicosoma nella sua completezza, e quindi con tutte le nostre scelte quotidiane possiamo fare tantissimo. Allora, diciamo che questa relazione tra sani stili di vita e salute non è una relazione che ci siamo inventati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ben descritto questa relazione e anche si è attivata per fare un rapporto sulla prevenzione. Dice salvare 36 milioni di vite nei prossimi 10 anni. Questo è uno degli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La domanda che ci dobbiamo porre è se, scusate, prima di tutto è se vale anche per le infezioni, cioè se c'è quindi una relazione tra stile di vita e malattie croniche, oramai lo sappiamo, e ci dobbiamo domandare se c'è una relazione tra stile di vita e problemi del tipo Covid-19 o comunque di infezioni in generale. Allora, la risposta è sì, e poi andremo a vedere, ed è il terzo sì che cerchiamo di darvi. Ma nel concreto, quando noi parliamo di quando viene istituzionalmente viene descritta la promozione della salute, c'è molta teoria e poca pratica. E questo lo vediamo, basta guardarsi intorno, vedere che cosa, quanto siamo arrivati ad inquinare, qual è lo stile di vita più comune, quali sono le pratiche quotidiane e anche qual è la formazione che facciamo a scuola e anche nell'università. Allora, gli studi sono molto più avanti di dove si trova la formazione attualmente. Allora, possiamo dire che spesso le strategie pubbliche che riguardano la salute, all'interno di queste strategie manca il riferimento alla promozione di sani stili di vita. E quando viene menzionata, come abbiamo visto prima, è più una dichiarazione di intenti che una dichiarazione di concretezza. Dobbiamo riconoscere alle medicine tradizionali che invece hanno fatto della promozione della salute il loro punto di partenza. Visto che abbiamo citato l'OMS, non potevamo non citare questo altro documento che è, io sono naturopata, dirigo una scuola di naturopatia, che dal 2011 ha adottato come modello di base, come proprio pilastro fondamentale per costruire la didattica, questo documento. E dice: l'approccio, guardate quello in grassetto, l'approccio filosofico della naturopatia comprende la prevenzione delle malattie, l'incoraggiamento dell'intrinseca capacità di guarigione del corpo, il trattamento naturale di tutta la persona,
la personale responsabilità per la propria salute e l'istruzione dei pazienti per promuovere la salute attraverso un adeguato stile di vita. Allora, quello che è interessante è provare a portare attenzione alla promozione della salute, a affiancarla alla cura in un modo trasversale che rispetti la relazione etica ed economia. Queste sono le strategie Salus. Allora, vediamo cos'è questa vis medicatrix naturae che Ippocrate tanto sottolineava. È la forza vitale che doveva essere sostenuta e dovevano essere tolti gli inibitori, cioè quelle forze avverse che impedivano alla forza vitale di manifestarsi e di sostenere la vita. Oggi la scienza cosa riconosce come utile per potenziare il sistema immunitario? È soltanto un altro linguaggio. Vediamo. Ippocrate diceva che se qualcuno desidera recuperare la salute, bisogna innanzitutto chiedergli se è pronto a eliminare le cause della sua malattia. Solo allora è possibile aiutarlo. Sta parlando di un cambio di stile di vita e parlava di un cambio di stile di vita, lui lo chiamava regime, alimentare, motorio, di un cambio di stile di vita che coinvolge l'individuo nella sua completezza, che coinvolge, se coinvolge l'individuo nella sua completezza, poi avrà una forte ripercussione sull'ambiente. Benefico se facciamo delle scelte buone. Allora proviamo a guardare le cose che sappiamo in relazione alla mortalità da infezione. Sappiamo che i bambini che vengono allattati al seno per più di 6 mesi hanno una mortalità inferiore del 52% rispetto ai bambini non allattati. Se ne trovavo più veniva più facile, ma mi sono accorta adesso, scusate. Invece il contrario, possiamo dire che se si sopprime la febbre, abbiamo un aumento del 5% nei casi di influenza. Ma proviamo a spostarci, sempre rimanendo dentro nell'ambito delle buone abitudini, del sano stile di vita, e focalizziamo sull'alimentazione e sul movimento. E qui possiamo vedere ancora una volta Ippocrate che dice: se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico avremmo trovato la strada per la salute. Aggiungo, non solo la giusta dose, quindi non solo la giusta quantità, ma anche la giusta qualità di cibo. E questi studi sono molto interessanti, poi li approfondirà il dottor Alberto Donzelli, perché volevo spostarmi oggi e fare più un lavoro filosofico. Allora, la corsa riduce la mortalità da infezioni del 40%, 50 grammi al giorno di cereali integrali, meno il 20%, 20-28 grammi di frutta secca al giorno, meno 4 volte, 800 grammi al giorno di frutta e verdura, meno il 31%. Allora la domanda che possiamo porci, o forse già una risposta, è quanto possiamo fare? Quanto possiamo fare e abbiamo bisogno di una società che faccia progetti di empowerment, che aiuti la popolazione a assorbire informazioni che determinino buoni comportamenti, che sono comportamenti vantaggiosi per l'individuo, per le generazioni future, per l'ambiente e per gli animali. Se proseguiamo e guardiamo nella direzione inversa, possiamo vedere che il fumo aumenta di 2,3 volte l'infezione in generale, che le carni rosse l'aumenta del 9% per ogni 20 grammi di aumento giornaliero, che l'alcol aumenta la mortalità per influenza, non so dirvi preciso la percentuale, ma in modo importante. Ma non è solo questa la salute. La salute non è solo movimento, cibo, allattamento, rispetto della fisiologia come nel caso della febbre, ma è anche quello che proviamo dentro. Molto spesso le persone stanno male e stanno male nell'animo, potremmo dire. E spesso viene sottovalutato, oppure viene separato questo disagio dal resto. Come dire che se sto male dentro non mi fa bene mangiare bene. Oppure non mi può migliorare, scusate, l'ho espresso male. Se sto male, sono depressa, abbiamo visto negli altri InfoSalus, il cibo farà la differenza, il movimento farà la differenza, eh? Le pratiche meditative faranno la differenza. Quindi se l'anima si ammala, essa consuma il nostro corpo. Non solo quindi avevano chiaro che ammalarsi dentro aveva un peso, ma avevano chiaro che c'era una relazione che oggi noi siamo stati in grado di descrivere con la psiconeuroendocrinoimmunologia,
ma che ci abbiamo messo molto tempo, che per molto tempo siamo stati negazionisti di questo binomio fondamentale per la salute dell'individuo. Allora possiamo guardare che più spiritualità, più salute, una spiritualità come, che si può sviluppare con la meditazione, provate a guardare meno 60% di gravità globale dell'infezione respiratoria acuta. Meno 69% di costi per interventi su infezioni respiratorie acute. Pensiamo allo yoga e all'efficacia che ha, per esempio, sul ridurre la PCR e pensate a quanto sappiamo della relazione tra infiammazione e patologie cronico-degenerative. E sappiamo che chi ha più patologie cronico-degenerative ha pagato di più l'incontro con il Covid-19. Ma anche la fede, questo è uno studio di Harvard molto bello, che parla delle donne che frequentano una chiesa più di una volta alla settimana e dice che hanno il 36% in meno di mortalità per tutte le cause. Ma se noi siamo più vicini a noi stessi, più capaci di vivere la vita con una qualità migliore, più resilienti, più accoglienti, più preparati ad affrontare l'ostacolo e, nel caso migliore, a trasformarlo in opportunità, forse la comunicazione allarmista non ci fa niente. E invece, quando c'è poco empowerment, quando non siamo preparati, quando non abbiamo sani stili di vita, non abbiamo appresi, non abbiamo incontrato le persone giuste, non abbiamo fatto la formazione adeguata, allora cosa succede? Che oltre alla Covid-19 abbiamo altri problemi. Questi sono 69 casi di suicidio in India e potete guardare, pubblicato, studio pubblicato chiaramente nel 2020, che al primo punto, dite, i fattori causali del suicidio sono inclusi come segue: paura dell'infezione da Covid-19. È chiaro che non abbiamo solo bisogno. Possiamo aspettare che smettano di fare una comunicazione allarmista? Io penso sia meglio che impariamo noi a fare delle scelte migliori. Impariamo a scegliere cosa leggere, impariamo a fare pratiche che ci fortifichino, così di fronte alla difficoltà ci sentiremo più forti e più capaci e avremo più opportunità di farcela. Ma questo è un altro dato, sempre legato all'effetto nocebo e alla comunicazione allarmista, ed è un'indagine online fatta dal 27 marzo al 6 aprile, e ci sono 6.233 persone che sono state contattate. Pensate che si osserva, quello che hanno rilevato in questo studio, è un'associazione problematica all'esposizione ai media correlati a Covid-19 con lo stress psicologico. E quindi questo studio potrebbe essere, uno dice, potrebbe servire da orientamento per le raccomandazioni. È molto importante comprendere che non dobbiamo aspettare che cambi l'esterno, ma dobbiamo darci da fare noi, acquisire competenze per vivere la nostra vita al meglio. Allora noi sappiamo, lo sappiamo perché la fisiologia ce lo insegna, che quando ci spaventiamo, perché vedete, non abbiamo competenza, non abbiamo resilienza, allora la comunicazione allarmista fa un effetto nocebo. Allora siamo noi i primi responsabili della nostra reazione e sappiamo perfettamente che quando mi spavento e rimango in uno spavento per un tempo, quindi lo produco cronicamente questo stato, ho una minore efficienza del mio sistema immunitario. Ma non c'è solo questo. Non c'è solo questo, abbiamo anche fatto un bellissimo danno ambientale che non poteva non ripercuotersi in modo significativo sulla salute di tutta l'umanità. Né la società, né l'uomo, né ogni altra cosa per essere buona deve eccedere i limiti stabiliti dalla natura, diceva Ippocrate nel 400 a.C. Noi sappiamo oggi che c'è una relazione tra quello che abbiamo fatto all'ambiente e la nostra salute e la mortalità da infezione. Vi invito a guardare l'ultima riga e dice: inquinamento da PM2,5, più di 1 milione di persone nel 2016 sono morte nel mondo per infezioni polmonari associate all'inquinamento.
Allora possiamo anche vedere, poi aggiungere a questo, che noi con utilizzo importante di proteine animali provenienti da allevamenti intensivi abbiamo collaborato alla resistenza, all'antibiotico resistenza, e questo ha aumentato le morti per infezioni. E non solo, sì, per infezione, per resistenza antibiotica. 10.800 nel 2015 in Italia. E guardate, infezioni da batteri, resistenze in ambito sanitario, più 72% in Europa. Ma in realtà non abbiamo raccontato nessuna novità, perché la scienza sta con i suoi tempi confermando l'importanza dell'alimentazione, l'importanza dell'attività motoria. Sapete quante volte mi sono sentita dire in questi 30 anni che pratico naturopatia e che studio le medicine tradizionali? Ma cosa vuoi che faccia il cibo? Cioè, uno sta male e basta. Sembra una sorta di destino che uno ha scritto dentro e non può fare niente. Può mangiare, può fare quello che vuole, tanto a uno va bene e all'altro va male. Questa situazione deve mutare perché non è vera. Una macchina, una semplice automobile, se semplice non è, quindi se prendiamo una macchina importante come la Ferrari, nessuno, mai nessuno metterebbe in una Ferrari la comune benzina agricola. Eppure nel nostro organismo in questi anni ignorantemente abbiamo continuato a fare scelte che hanno aggravato e hanno peggiorato la nostra salute, peggiorato la qualità della nostra vita, peggiorato la qualità dell'ambiente e chiaramente danneggiato le difese immunitarie. Ma ci tocca fare ancora qualche passo indietro, perché del cambio di paradigma volevo fare un approfondimento. Quando mettiamo la Terra o il Sole al centro e sta lì, che cosa stiamo guardando e come lo stiamo guardando? Allora vi pongo, lavoriamo su 3 punti. Siamo certi che la febbre sia un nemico da sopprimere? Siamo certi che la disinfezione indiscriminata sia così utile? Siamo certi che sia vantaggioso continuare esclusivamente a lottare contro il virus e i batteri, trascurando la salute dell'insieme e tenendo presente quello che abbiamo potuto osservare in questi anni in relazione all'antibiotico resistenza? Allora, il Covid-19 può essere la punta di quest'iceberg che ci aiuta a cambiare paradigma e ne abbiamo un grande bisogno, ne ha bisogno l'ambiente, ne hanno bisogno le generazioni future. Che cosa gli lasciamo? Allora, se siamo certi che la febbre sia un nemico da sopprimere, Salus ha un'opinione diversa e non solo Salus, fortunatamente. La febbre non è una malattia, è uno dei più efficaci meccanismi di difesa dell'organismo contro le infezioni. Su una bellissima documento fatto dal dottor Alberto Donzelli molti anni fa, non lo vedo adesso, ma poi c'è stata una review nel 2015, mi sembra, boh, non ricordo la data, 90, 1990, scusate, ho sbagliato. Un aumento di temperatura da 37 a 38 gradi può ridurre la moltiplicazione dei virus di oltre il 90%, e per la maggior parte di loro un ulteriore aumento arresta del tutto la moltiplicazione. Temperature di oltre 39 gradi, che durino abbastanza a lungo, bloccano anche i virus più virulenti. Riflettiamo se questo può essere parte di un cambio di paradigma. Siamo certi che la disinfezione indiscriminata sia così utile? Un'ipotesi intrigante è che i cambiamenti nel tipo e nel grado di stimolazione dall'ambiente microbico associati a miglioramento nella salute pubblica e nell'igiene possono aumentare la predisposizione a condizioni allergiche, croniche, malattie autoimmuni e infiammatorie durante l'infanzia. L'ho voluto leggere, non so perché. In realtà c'è una relazione tra un ambiente più sterile a una difficoltà dell'individuo a interagire poi con quello che incontra. Sì, c'è una difficoltà. Ci sono, sì, è la teoria dell'igiene, la conosciamo, l'ipotesi dell'igiene, la conosciamo. Gli individui cresciuti in un ambiente sanificato hanno un rischio maggiore, per esempio in questo studio, di sviluppare malattie infiammatorie intestinali, quindi un maggior rischio della malattia di Crohn, del morbo di Crohn, maggior rischio di colite ulcerosa. E interessante osservare, nella direzione inversa, che chi ha animali domestici, chi abita in una casa un po' più popolata, quindi ha dei fratelli, ha una
risultato contrario e quindi ha un minore rischio di malattie infiammatorie intestinali. Proviamo a guardare ancora e guardiamo che la nostra flora batterica ha una necessità importante di essere sana perché risponde e ci protegge alla difesa immunitaria e non è certo con la sterilità che noi salvaguardiamo la nostra difesa, la nostra flora batterica intestinale. Questo è ultimo per questo argomento che mi interessa, era simpatico perché dice, sapete perché l'ho scelto? Perché ho i miei figli che dormono ancora sul materasso di lana, battuto, però è un materasso fatto apposta per loro, con la lana ripulita che veniva da... Ha una sua storia. E questo studio dice, i livelli di batteri nei campioni di polvere del materasso del bambino erano inversamente correlati all'insorgenza di febbre da fieno, asma atopica e sensibilizzazione atopica. Le conclusioni sono che l'esposizione ambientale di un soggetto ai batteri può avere un ruolo cruciale nello sviluppo della tolleranza agli allergeni ubiquitari presenti negli ambienti naturali. Dobbiamo domandarci fino a che punto è vantaggioso e quando diventa nocivo per la salute dell'individuo e dell'ambiente. Ultima riflessione che mi ero posta era: siamo certi che sia vantaggioso continuare esclusivamente a lottare contro il virus e i batteri trascurando la salute dell'insieme? Beh, dobbiamo fare una riflessione molto forte, perché loro sono arrivati prima. I batteri e i virus vivono sul pianeta da almeno 3 miliardi di anni senza di noi. Poi siamo arrivati anche noi, a un certo punto, noi non possiamo vivere senza di loro, loro hanno vissuto senza di noi per lungo tempo. Non solo, ma il nostro corpo è composto da 30 trilioni di cellule, questa è una modifica apparsa numerica su Nature, che ospita almeno 39 milioni di cellule batteriche. Quanti virus? Non lo sappiamo. Ma allora cosa dobbiamo fare? Salus cosa vi propone? Salus vi propone delle cose concrete. Sono progetti che noi stiamo portando avanti, vi parlerò solo e esclusivamente di quelli che sono in atto ora. Uno di questi è Mensalus, che è anche, oggi non abbiamo potuto essere ancora alle stelline, se fossimo state alle stelline, questo Olimpia SRL avrebbe offerto il buffet sano e gustoso. Immaginiamolo per ora e cerchiamo di soddisfarci. È un progetto interessantissimo, portiamo nelle aziende una proposta di mensa sana che porti non solo alimenti sani, ma formazione per aumentare l'empowerment e rendere la società più responsabile del proprio progetto salute. L'altro progetto che partirà a breve, che poco c'entra questo apparentemente con l'argomento Covid-19, in realtà, come vi ho proposto all'inizio, proviamo a pensare alla salute come un tema generale. E quindi al sostegno della salute come qualcosa che deve essere fatto a 360 gradi. Se siete interessati, chiamate in associazione, arruoleremo 84 pazienti, stiamo aspettando gli ultimi emendamenti, partirà un progetto sul mal di testa. E che cosa proporremo? Un sano stile di vita che va bene sia per il Covid-19 e che va bene per la salute in generale. Ma cosa proponiamo ulteriormente, oltre che delle sperimentazioni? Proponiamo e chiediamo che venga costituito un centro di ricerca europea finalizzato ad aumentare, coordinare e diffondere le conoscenze scientifiche e filosofiche, aggiungerei che sulla slide non c'è scritto, sugli interventi volti alla promozione della salute e alla sostenibilità ambientale. Chiediamo che venga destinato una parte del bilancio sanitario, alla promozione della salute, di efficacia provata e basata sugli stili di vita. Immaginiamo questo, immaginiamo che questa sia la via della cura. È avanzata moltissimo e non la rinneghiamo. Noi vogliamo un'integrazione, vogliamo una complementarietà tra queste due parti, come c'è nel nostro cervello tra emisfero destro e emisfero sinistro. Con pari dignità la via della salute, che oggi sta veramente messa male, si può passare a fatica. Allora immaginiamo che possa crescere grazie all'informazione, alla formazione, che la via della salute cominci a prendere piede fino a che queste due vie si sovrappongano, diventano una via unica. Noi
dove salute e cura vanno a braccetto, perché quello che a noi interessa è il bene dell'individuo, il bene dell'ambiente, il bene degli animali. E per fare questo abbiamo la necessità di stare alla nostra terza strategia, che è l'allineamento di etica ed economia, che non può che generare vantaggi per tutti, per la salute individuale, per la salute collettiva, per la salute ambientale, della società, della sanità pubblica, delle relazioni. Allora dobbiamo, prima di chiudere, fare una riflessione. Perché poi con il dottor Alberto Donzelli approfondirete ulteriormente i dati tecnici, ma è doveroso chiederci se la promozione della salute avesse avuto un ruolo rilevante all'interno della società in questi anni. E anziché dire che il cibo non faceva niente, che il movimento, sì, vabbè, è sport, che meditare, vabbè, insomma, ci fossimo fatte più domande, quanti decessi avremmo potuto evitare? E con questo io vi saluto e vi dico che il nostro obiettivo Salus è esattamente questo, di lasciare andare un modello antagonista che impone una lotta, un continuo contrasto, e che l'obiettivo è dividere per comandare, quindi di lasciare andare il modello divide ed impera per abbracciare un nuovo modello, un modello complementare, dove le persone non si ingiuriano, ma cercano di capirsi, dove le persone si spiegano e prima di rispondere riflettono a quello che gli è stato detto. È un modello che non può che dire compone e collabora. Grazie. E grazie mille a Simeoni per questo intervento filosofico che ha dato un punto di vista differente su un tema che abbiamo sul tappeto e che stiamo ascoltando, come dicevamo prima, molto sui vari media. Noi ci teniamo molto che queste conferenze possano dare un contributo per, come dicevamo prima, uscire dal coro di quella che è l'informazione mainstream. E questo è veramente possibile grazie all'impegno dei nostri relatori che fanno parte, come diceva Milena, del Comitato Filosofico e Scientifico, persone che hanno una grande preparazione su diverse aree e che stanno collaborando gratuitamente per riuscire a portare questi contenuti al grande pubblico. E a proposito di questo, ringrazio tutte le persone che sono in diretta in questo momento, anche perché è un orario in cui normalmente si lavora. Noi saremmo dovuti essere al Palazzo delle Stelline, quindi dovevamo stare entro certi orari di chiusura. E vi ringrazio ancora di più per la condivisione che farete di questo InfoSalus, perché ovviamente il video rimarrà in diretta, si potrà vedere, rimarrà sulla nostra pagina YouTube di Lumen. Invito poi anche Elena a mettere nei commenti il link alla pagina Lumen, dove potete trovare tra l'altro tutti i video delle conferenze precedenti, se non le avete viste, sono molto interessanti da recuperare. E quindi condividete questo link ai vostri amici via WhatsApp, nei social network, aiutateci a diffondere il più possibile a livello nazionale queste informazioni che sono veramente rare e che meritano di essere ascoltate. E adesso passiamo alla seconda parte di questo intervento e ascoltiamo il dottor Alberto Donzelli, un esperto di sanità pubblica, un relatore che ci dà veramente dall'anima per questi temi e che ci dà una mano a portare avanti queste conferenze InfoSalus. Alberto è membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute e tra l'altro è direttore e redattore di una delle pillole di informazione sanitaria che potete trovare sul sito della Fondazione Sanità e Allineare Sanità e Salute. Sono proprio informazioni molto dettagliate da una parte per medici e dall'altra per cittadini che non hanno una preparazione specifica e che vanno proprio a dare informazioni su singole tematiche e aiutano a orientarsi nella grande marasma di informazioni che riceviamo. E oggi ci parlerà ovviamente del tema che è la Covid-19, dando delle informazioni e dei suggerimenti specifici che sono poco diffusi e che quindi vi invito ad ascoltare con grande attenzione. Grazie.
Buongiorno. Oggi parleremo delle implicazioni di un modello che è stato pubblicato anche da un ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, le implicazioni ancora più approfondite che si possono dare sul terreno della prevenzione, della cura e delle misure di sanità pubblica. Abbiate pazienza se io inizio sempre queste slide con questa diapositiva, che è la dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse. Ma proprio una dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità mi aveva colpito quando aveva detto in una presentazione che nella sua struttura, quando introduceva un convegno, non faceva neanche iniziare a parlare se non c'era la dichiarazione dei conflitti di interesse, anche se c'erano, uno li doveva con trasparenza dichiarare. Nel caso nostro, crediamo invece che ci sia un allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale e la salute della comunità. Questa è la nostra fondazione che ha come mission di fornire ai sistemi sanitari un supporto per superare il conflitto di interessi con la salute che coinvolge un numero crescente di attori in sanità. Allora, cosa si sapeva già di questo tema di cui parliamo oggi? Perché un'infezione di una malattia serve sia il contatto con una dose infettante sufficiente, sia che il nostro organismo sia suscettibile. E con la collaborazione di un ricercatore IS è stato pubblicato il primo modello immunologico di Covid-19. Cosa aggiunge questa presentazione di nuovo? Integra quel modello con alcune proposte strategiche finora trascurate su come ridurre evitare che arrivino negli alveoli polmonari delle cariche virali eccessive e proponendo misure concrete e quasi ignorate dalla comunicazione pubblica e istituzionale e dal pubblico stesso su come migliorare la salute e potenziare le nostre difese verso le infezioni. Ci sono delle parole chiave, queste misure proposte sono empowering, cioè mettono le persone in condizione di fare subito, se vogliono, quello che serve per la loro salute in maniera molto concreta. Non si concentrano sulla minoranza di pazienti con infezioni gravi, perché, grazie al cielo, il nostro Servizio Sanitario Nazionale già si occupa a fondo di questi, ma si concentrano sulla maggioranza dei non infetti o dei soggetti con infezione lieve che deve restare tale. Un articolo di grande interesse ha proposto questo primo organico modello, Nisini è dell'Istituto Superiore di Sanità, ed ecco qua la intestazione. In breve, la storia naturale della Covid varia da infezioni lievi o asintomatiche a insufficienze di tutti gli organi fatali. Il modello, che è stato pubblicato spiega perché i primi 10-15 giorni dell'infezione sono cruciali e che l'esito dipende dal bilanciamento tra la dose cumulativa di esposizione al virus e l'efficacia della risposta immunitaria locale. Attenzione che sono parole che pesano come il piombo o come l'oro, se preferite. Dose cumulativa non è solo quella che arriva all'inizio, al momento del contatto con il virus. È anche quella che con dei comportamenti più o meno appropriati riusciamo a generare nel corso della infezione e adesso ne parliamo. E la risposta immunitaria locale delle difese innate che sono quelle che agiscono nei primi 10 giorni, poi arrivano anche gli anticorpi ad alta affinità che vengono formati con il contatto con un germe nuovo. Ma ci vuole questo tempo, 10, 12, 15 giorni. Se il virus supera il blocco dell'immunità innata e si diffonde nelle fasi iniziali fino agli alveoli polmonari, lì si replica senza resistenza locale, creando una polmonite. Quando arrivano gli anticorpi della difesa adattativa, si innesca una grave infiammazione. E ci sono complicazioni che possono richiedere la terapia intensiva.
Questo è, ve l'avevo già presentato, è lo schema generale del modello. Visto che noi ci concentriamo solo sulla prima parte, vi faccio vedere. La dose cumulativa, dicono, gli autori, è proporzionale alla carica virale liberata dal paziente contagiante, dalla durata e dalla distanza del contatto, dal numero di contatti avuti dal contagiato con diversi contagianti e aggiungo, verosimilmente dalla reinalazione dei virus, grazie a comportamenti appropriati o meno appropriati che possiamo mettere in atto. C'è una situazione tra i bambini e i giovani, come sapete, dove normalmente vince il sistema immunitario e l'infezione resta confinata alle vie aeree superiori. Questo accade soprattutto se la dose di esposizione è bassa. Se la dose di esposizione è molto elevata, anche in soggetti giovani con normali quantità di difese locali nelle prime vie aeree, ma i virus sono tantissimi, possono superare le difese. Così pure nel caso delle persone anziane che hanno accumulato una serie di fattori di rischio e di danni nel corso della vita e ci sono pochi anticorpi naturali nelle vie respiratorie superiori, quantità non necessariamente altissime di virus possono superare le difese e raggiungere gli alveoli polmonari dove nei primi 10-12 giorni non dovrebbero arrivare. E si genera una polmonite interstiziale, è quello che può seguirne. Il modello teorico dice ancora che il giovane può mettere in atto per negligenza, perché non ci pensa, dei comportamenti che favoriscono la discesa del virus in profondità, per esempio se fa degli sforzi violenti con una respirazione accentuata e prolungata quando è nella fase presintomatica o anche forse in asintomatici che poi invece diventano sintomatici come conseguenza di questo. Ecco. Questa situazione può generarsi anche quando si fa un'attività motoria con una barriera davanti alla bocca e al naso. Questo è stato purtroppo anche richiesto in passato quando non se ne sapeva abbastanza. L'OMS ha già preso da tempo posizione dicendo quando si fa attività motoria evitare di ostacolare la respirazione. I diversi punti affrontati in questa presentazione sintetizzeranno delle prove di efficacia valide dove sono disponibili nella prevenzione delle malattie infettive in genere e in alcune aree di intervento oggi trascurate. A ogni punto trattato farà seguito la proposta di alcuni interventi preventivi coerenti e secondo la prospettiva del singolo cittadino che dice io cosa faccio da stasera se voglio, proprio quindi già in tempi brevi per avvicinarsi all'obiettivo di essere più resistente a qualsiasi infezione. Come ridurre e evitare l'impatto con cariche virali eccessive è stato praticamente l'unico grosso tema degli interventi di comunicazione istituzionale. È importante, ha avuto alcune misure che sono state raccomandate di efficacia provata, come il distanziamento fisico, molto importante, delle misure come l'igiene delle mani, che sono importantissime, ma viene proposta spesso in maniera o irrealistica, cioè si propone una quantità di lavaggi che poi in realtà nessuno fa nel corso della giornata, oppure guardate quelle mani che si lavano, è insaponato fino al polso. È necessario questo? Io dico di no. Ecco, cioè sarebbe meglio non avere le due manopole dei rubinetti, ma avere due leve. Quello che uno mette negli occhi per cambiare la lente a contatto non è il polso. Quando uno si mette qualcosa in bocca o nel naso, ci mette un dito, non ci mette il dorso della mano. Quindi la necessità continuamente di insaponarsi il dorso della mano fino al polso, francamente, non c'è. Si tolgono delle difese di superficie, si perde del tempo e si
consuma inutilmente delle risorse che dovrebbero essere dedicate a ripulire frequentemente la parte iniziale delle dita. Altre misure sono efficaci, ma con estensioni discutibili o eccessive, come le mascherine all'aperto, salvo in circostanze particolari. E adesso vedremo quali. O ci sono misure anche inefficaci o persino dannose, come ci ha ricordato l'OMS, come l'uso di guanti, che fortunatamente non viene più richiesto in comunità o in spazi pubblici e che ha creato più danni che benefici. Le mascherine. Allora, il problema delle mascherine è di accettare un compromesso dove è valido e fino a quando è valido. Gli effetti protettivi delle maschere nello schermare le uscite delle goccioline sono assolutamente innegabili, ma vanno evitati eccessi opposti. Oltre ai benefici intuitivi, vanno compresi e bilanciati alcuni rischi. Infatti, oltre agli effetti protettivi, ci sono anche dei danni o degli svantaggi. L'OMS, nel documento che vedete, ne elenca 11. Purtroppo ancora non segnala quello che, dal mio punto di vista, può essere il rischio maggiore a carico di infetti, non di rado inconsapevoli perché asintomatici o presintomatici o con pochi sintomi. Vedete un riferimento di un articolo che ho scritto su questo tema sul repository di epidemiologia e prevenzione pubblicato. Ecco, come spiegato nel modello teorico di Covid, dopo una trasmissione, l'immunità innata ha un ruolo cruciale per prevenire la diffusione dei patogeni. La carica virale cumulativa può essere aumentata se uno tiene le maschere troppo a lungo, anche quando non ce n'è necessità, perché queste creano intanto un ambiente umido in cui il virus può restare attivo per il vapore acqueo fornito dal respiro e catturato dal tessuto, lì aumenta la carica virale o di qualsiasi altro microrganismo e possono far superare le difese dell'immunità innata, soprattutto con il meccanismo della reinalazione. Cioè, qui non si sta parlando contro la richiesta governativa di mettersi questa protezione quando si entra in un luogo chiuso o quando si sta a lungo a parlare anche all'aperto con un soggetto che non sappiamo in che condizioni sia e a distanza ravvicinata. Il problema è però che il pendolo è andato troppo in questa direzione, senza considerare che una barriera alla emissione dei propri virus di quello che c'è nel respiro aumenta necessariamente quello che sta dentro. Non è che quello che non esce va a finire su Marte, sta lì e in parte lo si reinala. Noi teniamo conto che nei nostri polmoni una persona che un atleta ha 5 litri di aria e un anziano un po' con la cassa toracica ristretta e rinsecchita ne ha magari 2. E in questi 2-5 litri continua a circolare qualcosa che invece poteva essere espulso e diluirsi in un ambiente molto più vasto e perdere contagiosità per gli altri. In questo modo si rischia un circolo vizioso che potrebbe aumentare la carica e far arrivare in profondità, dove non dovrebbe arrivare nei primi 10 giorni, qualcosa negli alveoli. Quando si scatena la battaglia violenta all'arrivo degli anticorpi, la grave infiammazione porta a un'evoluzione grave. Ecco, sarebbe come pensare, fare il collegamento. Quando abbiamo la diarrea è perché ci sono dei batteri o delle loro tossine che stanno danneggiando il nostro intestino. La diarrea in questo caso è un meccanismo difensivo, certo sconveniente, ma non è che uno continua a prendere dei farmaci per bloccarla questa diarrea. Ovviamente cerca di mettersi in condizioni, di isolamento per non avere dei problemi in pubblico. È lo stesso quando abbiamo una tosse produttiva. Quando abbiamo una tosse produttiva non prendiamo degli oppiacei. Viene considerato un grave errore per cercare di, o degli altri sedativi della tosse, per cercare di fermare l'espulsione di quello che il nostro organismo, con un meccanismo di difesa evoluto nel corso di milioni di anni, ha imparato ad espellere in queste circostanze. Benissimo, teniamo conto, un conto è il rispetto degli altri, stare a distanza, se si è vicini,
alzare quella mascherina, ma se si è all'aperto e non si sta a lungo a parlare con qualcuno a distanza ravvicinata, ovviamente può essere più svantaggioso che vantaggioso tenere quella barriera davanti. Ci sono anche degli studi che hanno mostrato, cominciano a mostrare queste cose. Ce n'è uno solo di grande trial che è stato fatto in condizioni prevalentemente all'aperto e sta per essere pubblicato, anche se ci sono già i preprint, è quello alla Mecca dei pellegrini australiani e è un trial ambizioso. Il gruppo che indossava le maschere, non c'era ancora la Covid, erano altre infezioni respiratorie, non ha avuto meno problemi del gruppo di controllo a cui non venivano fornite di default, anche se una parte di loro portava da casa le mascherine e se le metteva. Ne ha avuti di più a conti fatti. Come vedete, le infezioni respiratorie confermate in laboratorio sono state 35% in più, anche se non ha raggiunto la significatività statistica, e quelle cliniche, diagnosticate clinicamente, il 10% in più. Ma ancora più interessanti sono le informazioni del sottogruppo di pellegrini più diligenti, più aderenti, che usavano maschere tutto il giorno, tutti i giorni, rispetto al sottogruppo che non le ha usate affatto. Bene, in questo caso l'effetto delle maschere verso le infezioni virali respiratorie ha addirittura ampliato il suo svantaggio, fino ad arrivare quasi a una positività, a una significatività borderline, il che fa pensare che il rischio infettivo netto respiratorio, con usi troppo intensi delle maschere, possa aumentare, non perché non schermino quello che esce, ma perché aggiungono degli svantaggi che vanno a opporsi a questo effetto intuitivo e utile di schermare le fuoriuscite di eventuali virus. Evitare le mascherine nella corsa e durante l'attività fisica in genere è stato suggerito da tempo anche dall'OMS. C'è uno studio randomizzato controllato, quelli di più alta validità, fatto da cardiologi tedeschi, adesso pubblicato, che mostra che in giovani sanitari atletici a cui venivano fatti indossare a riposo attività fisica su ciclo ergometro moderata e intensa fino allo sforzo strenuo, c'è stata una riduzione significativa dei parametri polmonari sia a riposo sia nell'esercizio con ciclo ergometro e un aumento della pressione transmurale del ventricolo sinistro e maggior consumo d'ossigeno del cuore. Vedete qua nella diapositiva che se la linea orizzontale è la condizione di chi non aveva le mascherine, con la mascherina chirurgica, la parte nera, c'è un peggioramento su tutti i parametri, la ventilazione, non solo il discomfort generale, ma anche la quantità di ossigeno consumato e quant'altro. E con la parte grigia che è riferita alla mascherina FP3, il respiratore, peggiora ulteriormente. Questo quindi mostra che in una situazione di soggetti in buona salute c'è comunque una compromissione molto relativa, non certo con problemi permanenti, di tipo respiratorio a cui il cuore deve sopperire con più lavoro. Però soggetti che hanno una condizione cardiaca compromessa non è bene che tengano le mascherine a dimora, e che quando si va all'aperto, soprattutto non c'è un assembramento, cercare di evitarle, salvo per brevi periodi, se si è a meno di 1 metro da altri, per tempi non trascurabili. Questo lo dicono, ma forse non è stato sufficientemente capito. Non è che se uno vede un assembramento e ci passa in mezzo tenendo giustamente la bocca chiusa e camminando, deve per forza mettersi la mascherina perché chissà cosa rischia. Se è all'aperto, in quella condizione, il rischio è inferiore alla gran parte dei rischi che uno affronta quando esce in strada quotidianamente. Anche scienziati che hanno chiesto all'OMS di ammettere la possibile trasmissione aerea, cosa che io ritengo possibile, però aggiungono in spazi coperti, soprattutto in spazi coperti o al chiuso,
in particolare se affollati con ventilazione inadeguata e lunghi periodi di esposizione. Questo è un elemento chiave che deve essere compreso, anche per evitarli questi lunghi periodi di esposizione. Se c'è l'assembramento e non riesco a scantonare, devo per forza attraversarlo, tengo la bocca chiusa e passo. E chi lavora in spazi chiusi e non ha tanto ricambio d'aria ed è tenuto a indossarle, forse per questi può essere ragionevole prevedere delle pause dedicate anche a una respirazione libera all'aria aperta, in attesa, come principio di precauzione, in attesa che la ricerca chiarisca quali sono gli effetti netti dell'uso protratto di mascherine in chi potrebbe esserne un infetto inconsapevole. Ecco, io ho scoperto con un po' di sconcerto che c'è una casa di riposo, e poi ho avvisato subito la direzione, che mette le mascherine al mattino e le toglie il mattino dopo, cioè le cambia il mattino dopo. Quindi, se uno non se le tirate via, questi anziani potrebbero restare in teoria pensando magari di proteggersi tutto il giorno con quella mascherina. Ecco, quindi ci sono, il pendolo è andato troppo in un'altra direzione. Bisogna ripensare l'uso corretto della mascherina. L'inquinamento atmosferico è un altro fattore di rischio. C'è un position paper della Società di Medicina Ambientale che ha associato la velocità di incremento dei contagi in alcune zone, la pianura padana in particolare, con l'inquinamento, anche al di là degli effetti negativi sulla salute dell'esposizione cronica. Il documento ha fatto molto discutere, anche litigare, perché aveva introdotto anche l'ipotesi del trasporto che ha poca plausibilità biologica, e se viene trasporto da particelle di inquinamento che possono aumentare il contagio, cioè la gente può capire, come è stato capito da alcuni, che le finestre bisogna tenerle chiuse per non far entrare il virus che è nell'aria. È esattamente l'opposto, bisogna aprirle per far ricambiare l'aria dell'ambiente e diluire qualsiasi possibile carica di patogeni. Ecco, però è vero che in ambienti chiusi, soprattutto in strutture sanitarie, il virus anche nell'aerosol potrebbe essere ancora infettivo e avere un ruolo nella trasmissione che il particolato dell'inquinamento atmosferico può potenziare. Quindi una ricerca sul territorio che copre quasi tutta la popolazione statunitense ha riscontrato un aumento della mortalità da Covid per ogni microgrammo di incremento dell'esposizione a lungo termine al particolato più fine, il PM2,5. È un incremento altissimo, del 10% per ogni microgrammo in più di PM2,5. Lo studio sta per essere pubblicato. Se confermato, questo effetto potrebbe spiegare, in una buona misura, la diversa gravità delle epidemie regionali in Italia, di certo condizionate anche da un fattore geografico. Ecco, concentrazioni medie annue di PM2,5 in Europa, in pianura padana, sono da 25 a più di 30 microgrammi al metro cubo, mentre i limiti fissati dall'Europa sono i 25. I limiti fissati dall'OMS sono molto più severi. I valori medi italiani sono circa 18 microgrammi, ma sono alzati dalla pianura padana perché le altre parti d'Italia avrebbero dei valori inferiori nettamente. I valori medi USA sono la metà, cioè sono 9,8 microgrammi, ed è lì che questo studio dell'Università di Harvard è stato fatto. Come interventi, oltre a sollecitare misure per contenere l'inquinamento e fare scelte di vita e alimentari favorevoli all'ambiente, come vedremo tra poco, anziani con problemi cardiorespiratori, anche adulti, bambini con asma, possono intanto dare un'occhiata ai bollettini con i valori di particolato e cercare nei giorni di picco di non camminare o fare attività fisica in strade trafficate. Per chi si muove in bicicletta nel traffico, evitare le ore di punta, o in questo caso può essere una buona idea, se proprio deve andare in ora di punta, ripararsi il naso e la bocca con una mascherina di stoffa lavabile. Evitare di andare in strade trafficate con i bimbi nei passeggini, altezza di scarico delle macchine, e ventilare nelle ore in cui non c'è il picco del traffico diurno, di punta, ventilare gli ambienti aprendo le finestre e facendo cambiare l'aria. Sul Corriere della Sera c'era questo articolo: lasagne, non minestre e bottigliette nella mensa.
Parliamo qui dell'inquinamento, bottigliette di plastica monouso piuttosto che non stoviglie di plastica, mascherine, 11 milioni di mascherine chirurgiche tutti i giorni fornite da ricambiare, guanti per una parte del personale, frutta monoporzione, si è pensato anche, si sono viste circolare delle banane sotto plastica. Ecco, probabilmente se diamo importanza al rischio dell'inquinamento, dobbiamo bilanciare con la comodità di avere queste stoviglie usa getta e le bottiglie anziché altri modi per abbeverarsi le bottigliette. Come potenziare le nostre difese verso le infezioni è il secondo grande filone. Molti studi mostrano che gli anziani con comuni patologie croniche, diabete, malattie di cuore, insufficienza renale, bronchite croniche, scompenso, sono a maggior rischio. E quando lo si sa è importante per cercare di proteggerli meglio, ma non dà delle indicazioni empowering. È uno che dice: io purtroppo sono anziano e sto anche un po' male di cuore, adesso cosa posso fare? Oltre che mettermi la mascherina, stare a distanza, lavarmi le mani, ecco, questo può includere modifiche di stili di vita a rischio. Alcune cose non sono facili da ottenere. Dimagrire per gli obesi o smettere di fumare può essere impegnativo. Altri si possono fare più in fretta una volta che uno ha capito le cose che deve fare, mangiare cose più salutari, fare più moto. E altre ancora sono rapidissime, d'accordo col proprio medico, uno sapendo che ci sono dei farmaci che potrebbero aumentare il rischio o altri che lo potrebbero ridurre, può ottenere rapidamente una prescrizione o una deprescrizione di questi farmaci. Allora, la chiave, di potenziare le difese è da capire che quegli anziani del modello che abbiamo visto della Covid, che avevano le difese indebolite nelle superfici, non sono tutti gli anziani. Non è, come diceva Milena, un qualcosa che accade per forza con l'età. Il potere degli stili di vita può mettere anziani nelle condizioni di avere delle difese di superfici simili a giovani con decadi di vita in meno. E l'importante è capirlo e mettere in pratica. Allora, un altro criterio che utilizzeremo è che non parleremo solo di malattie infettive, ma sempre anche di qualcosa che in modo coerente riduce la mortalità totale, perché già questo giustificherebbe gli interventi proposti. Se gli interventi sono sostenibili a basso costo e verso la Covid vanno nella stessa direzione di ridurre la mortalità totale, vale la pena di attuarli anche se non c'è la prova definitiva di utilità. Ogni paragrafo darà suggerimenti ulteriori su come ridurre il rischio individuale in tempi medio-brevi. Il fumo, la mortalità stimabile da fumo passivo è alta in Italia, oltre che quella da fumo attivo, 85.000 morti, anche 1.500 da fumo passivo. È molto di più di altre cose che ci allarmano ben diversamente. I fumatori hanno anche più frequenti e gravi infezioni influenzali, di meningite, di polmonite. La storia diversa di fumo tra uomini e donne, non stiamo parlando dell'oggi, dove le donne giovani fumano quanto gli uomini, ma stiamo parlando di alcune decadi fa, dove le donne fumavano, grazie al cielo, molto meno, può essere una delle spiegazioni che giustifica la minor mortalità nelle donne, anche se colpite dalla Covid. Sapete che peraltro le donne, l'età mediana delle donne morte da Covid è 85 anni. L'età mediana della vita delle donne italiane, dell'aspettativa di vita, oggi è 85 anni. Quindi non c'è stato, particolarmente per il sesso femminile, una particolare anticipazione della morte, e quindi va visto questo dato nel contesto come una cosa da evitare, ma non drammatizzare più di tanto una cosa che ha riguardato determinate regioni e province in maniera drammatica, determinati contesti come la sanità, ma non è un qualche cosa che in modo uniforme ha colpito tutta l'Italia. Grazie al cielo oggi i riscontri epidemiologici sono diversi. Se dovessero continuare a riprendere con la stessa salita di prima, ovviamente dovremo farci nuovamente i conti fino in fondo. Tenete conto che però nel frattempo, per prepararsi, si può cercare di smettere di fumare per chi è sulla buona strada. Il fumatore ha
più sintomi gravi e doppia probabilità di essere ricoverato in terapia intensiva se viene ricoverato. Si è visto che chi fuma ha meno ricoveri però in assoluto di quanto non ci si aspetterebbe. Forse la nicotina aiuta a... forse, ecco. Per cui, certo, smettere di fumare, visto che a volte, molto spesso, i farmaci, per avere un aiuto, per aumentare la capacità di avere successo nel tentativo, ci sono e andrebbero utilizzati, farmaci alla nicotina potrebbero essere un'idea, per chi abbia bisogno di un supporto e non ce la faccia con la propria forza di volontà. C'è il numero verde nazionale che offre supporto gratuito e l'elenco dei centri per trattare il tabagismo, ci sono farmaci di prima linea, la vareniclina, i sostituti della nicotina, la citisina che è di derivazione naturale, costa meno e naturalmente evitare quel famoso fumo passivo. Quei 1500 morti da fumo passivo bisogna in modo assertivo far valere i diritti del non fumatore e aiutare il fumatore a smettere anche con un po' di pressione sociale. Per quanto riguarda la citisina, vi ricordo che su Libero, su internet, potete andare sulla rivista di tabaccologia e si vede questo prospetto che può essere preso dal medico e incollato sulla ricetta, che mostra quello che è lo schema di trattamento. Il vantaggio qual è? È che è un galenico, lo fanno le farmacie su ricetta medica e costa 60-70 euro per 40 giorni, quindi molto meno di altri trattamenti che sono un po' più costosi, un bel po' più costosi. L'attività fisica. L'inattività fisica abbiamo visto in altre occasioni, secondo la stima dell'Istituto Superiore di Sanità, riduce l'aspettativa di vita, aumenta, rende ragione del 14,6% della mortalità totale in Italia, per un totale all'anno di 88.200 morti nel 2018. Riduce anche in modo specifico la mortalità da malattie infettive. Però esercizi strenui, ricordiamolo, riducono in modo temporaneo le difese immunitarie, oltre, come abbiamo visto prima, a favorire la discesa dei patogeni negli alveoli. Quindi è bello andare al parco, vedere gente che fa jogging, è meno consigliabile vedere, non tanti per la verità, ma che fanno jogging strenuo e che corrono a tutta velocità. Forse in questo momento è meglio, è sempre meglio moderarsi, anche perché l'esercizio fisico di intensità e volume moderato potenzia le difese, contrasta l'immunosenescenza, riduce le infezioni respiratorie, la gravità e durata, si associa a protezione da tutti i tipi di mortalità, in particolare dalle malattie infettive. Guardate, 20 volte meno polmoniti in chi fa jogging per decenni, e il jogging leggero è quello che è associato con la maggior protezione dalla mortalità, più di chi fa jogging moderato o strenuo. Quindi va benissimo andare col passo che una persona anche di una certa età è disponibile a mettere in campo, va benissimo il loro passo. Tutti possono migliorare le difese immunitarie con attività motoria e, in caso di nuovi parziali lockdown, speriamo che non ce ne siano, evitare comunque quello che è successo nel primo lockdown, dove in Italia c'è stato il crollo dell'attività fisica maggiore tra i paesi che hanno fatto questa indagine. Addirittura il numero di passi al giorno è calato quasi del 50%. E allora queste riduzioni possono fare gravi danni, il moto all'aperto, rispettando le distanze, va salvaguardato. E quando uno dice: ma non c'è il lockdown? Certo, dovrebbe essere prevista una multa per chi all'aperto non si muove almeno un po' in relazione alle proprie possibilità. Invece di cercare di mettere come è stato, persone le une contro le altre, con gente che inveiva dai balconi nei confronti di chi meritoriamente faceva di sotto, cercava di fare un po' di attività fisica. Vari modelli alimentari possono favorire o contrastare lo stato infiammatorio associato all'invecchiamento, che è stato coniato il termine di inflammaging, invecchiamento con infiammazione. I gruppi di alimenti che seguono hanno prove di influenzare la mortalità totale e anche quella da malattie infettive. Avevamo già parlato della fibra alimentare, bastano
90 grammi al giorno di cereali integrali per avere già un importante effetto sulla riduzione della mortalità totale e per questa mortalità totale, un effetto che pochissimi farmaci danno anche per categorie selezionate. Nessun farmaco, credo, dà per tutta la popolazione una riduzione del potenzialmente una riduzione a tutta la popolazione fino al 30% della mortalità totale con 220 grammi al giorno di cereali integrali. Questo è molto meno eroico, è la quantità 50 grammi, due fette di pane integrale che sono già in grado di ridurre la mortalità da malattie infettive. Avevamo parlato delle noci, sappiamo che la mortalità totale si riduce anche qui di un 24-25% con l'introduzione di una porzione di noci d'albero e la porzione di noci sono 25 grammi, sono 5 noci, un po' più ovviamente per le altre. Le noci hanno anche, le noci e la frutta secca oleosa, un grande potenziale nel ridurre le morti da infezioni, questo l'abbiamo già detto, vale la pena di ribadirlo, anche perché alla maggior parte delle persone piacciono e se uno si astiene è in genere perché teme che facciano aumentare di peso, mentre invece non è assolutamente così, anzi in parte sono associate a una perdita di peso nel tempo, come pure il consumo adeguato di frutta e verdura che si associa a una riduzione di mortalità totale. E per quanto riguarda le malattie infettive c'è poco, però c'è uno studio retrospettivo che mostra che le malattie respiratorie nelle vie superiori si riducono con il quartile di consumo di frutta e verdura più alto nelle donne gravide rispetto a chi ne consuma meno. Agrumi ed esperidina è una novità, cioè l'esperidina è abbondante, cioè è stata trovata con delle simulazioni al computer di qual è l'effetto di farmaci o di varie sostanze su questo virus, è stata trovata avere un effetto più forte, almeno al computer, rispetto ad antivirali convenzionali. E ci sono delle ricerche che stanno cercando di approfondire questa cosa di estremo interesse, dove sta l'esperidina negli agrumi, soprattutto nella buccia, nella parte bianca, anche nel rosso, ecco, però se uno pensa dovrebbe consumare quantità medio-alte di agrumi per arrivare a delle dosi paragonabili a quelle che sono state utilizzate con questi esperimenti, però visto che la quantità di agrumi che è bene consumare in una giornata di media in tutto l'anno non superi i 100 grammi, ebbene invece di abbondare con spremute centrifugati utilizzare l'agrume intero, preferibilmente da coltivazioni biologiche, in modo da poter fare uso alimentare in parte almeno anche della buccia, o comunque non spelare tutta la parte bianca che è ricca di esperidina. Il tè è un'umbrella review, una meta-analisi delle meta-analisi di studi sul tè, mostra che nelle tre meta-analisi con dati sulla mortalità totale c'è una riduzione del 24% della mortalità con effetto dose massimo con 3 tazze di tè. Poi quando si aumenta fino alle 5 tazze si rovescia questo effetto, soprattutto nel tè verde ma anche nel tè nero. C'è anche una specifica inibizione dell'assorbimento del virus influenzale, è efficace anche contro il virus del raffreddore. Ci sono 4 studi clinici che mostrano che c'è una riduzione di influenza con il tè verde e tendenze favorevoli con le catechine del tè, la epigallocatechina, date come estratti. Non è solo presente nel tè verde, ce n'è anche nel tè nero, nel bianco e nell'olong. Quindi il tè che vi piace, prendetelo, fino a 3 tazze al giorno, anche una, meglio che niente, cominciate a utilizzarlo. Invece carni rosse lavorate, c'è un'enorme rassegna sistematica pubblicata per la verità nel 2017, però non c'è molto di più recente, con questa estensione che valuta tutti i tipi di alimenti in relazione con la mortalità e mostra che c'è per ogni porzione aggiuntiva di 100 grammi di carne rossa un aumento della mortalità totale e c'è un aumento di mortalità più importante con la carne lavorata con una porzione da 50 grammi al giorno. C'è anche un effetto infiammatorio e un aumento di mortalità da infezioni
che per la carne rosso lavorata era più 23, più 24% in questo grande studio americano sui pensionati, quindi proprio sulle persone più a rischio anche per la Covid. Quando è iniziato avevano da 50 a 71 anni, sono passati 16, la pubblicazione più recente è dopo 16 anni dall'inizio dello studio e fa vedere che c'è un'associazione sia con la mortalità totale, sia con il diabete e le malattie di fegato, fattori di rischio anche per la Covid, sia specificamente con le malattie infettive, oltre che per le malattie di rene. E di nuovo, nelle mense, riaprono le scuole, articolo lasagne, non minestre. E invece cerchiamo di darle le minestre, magari dense, una bella zuppa di pasta e fagioli, di lenticchie decorticate che danno un colore che magari ai bambini non dispiace, delle vellutate che i bambini possono mangiare volentieri, è un modo per fargli mangiare della verdura, invece di lasagne, magari appunto al ragù di carne e il frutto implasticato. Possibilità di indurre i bambini a mangiare di più frutta e verdura è legata alla frequenza con cui, con pazienza, gliela si ripropone all'esempio e all'incoraggiamento da parte degli insegnanti, quindi senza arrendersi al primo insuccesso, cercare di mantenere quello che è un investimento per la salute futura. Trascorro sul discorso dei pesticidi che peraltro a loro volta interferiscono con il microbiota umano e che possono tramite questa interferenza danneggiare il sistema immunitario che è molto regolato dal cervello batterico che abbiamo nell'intestino e che fa il suo interesse mentre fa anche il nostro, tenendo sotto controllo i virus che predano i batteri. Un modello alimentare raccomandabile anche per proteggere dalla Covid dovrebbe essere ricco di grassi omega 3 da fonti marine o fonti vegetali rispetto ai grassi saturi e ai grassi trans, povero di zuccheri raffinati, ricco di cibi integrali, verdura, frutta fresca, fitonutrienti, le antocianine, dove stanno? Nei frutti di bosco, nei mirtilli, ma non solo. Ecco. Carni rosse lavorate hanno forte azione infiammatoria, l'abbiamo detto a più riprese, aumentano anche la mortalità da infezioni e anche aumentano l'emissione di gas serra, quindi sono tra gli importanti corresponsabili del peggioramento climatico. E scegliamo anche preferibilmente cibi da agricoltura biologica, sia per i vantaggi che si stanno accumulando con indicazioni di vantaggi per la salute e per la riduzione delle antibiotico resistenze, e sia per la sostenibilità agricola e la sicurezza alimentare nel lungo termine. Farmaci. Allora, farmaci di comune impiego potrebbero aumentare o ridurre il rischio o migliorare o peggiorare il decorso della Covid. E il medico, d'accordo con l'interessato, potrebbe cambiarli in fretta. Esplorare queste associazioni potrebbe offrire delle alternative in tempi brevi. Finora hanno approfondito bene quella su ACE inibitori e sartani che non sono implicati in un peggioramento della Covid, sono dei farmaci antipertensione molto utilizzati. Non hanno studiato bene quella con i polipemizzanti usatissimi negli anziani. Io però qui affronterò quella con gli antinfiammatori, FANS tipo ibuprofene, diclofenac e antipiretici come il paracetamolo, nonché quella con gli inibitori della pompa protonica. Si tratta di farmaci spesso abusati che possono ridurre in modo importante, si possono ridurre in modo importante, basta che ci sia un accordo con il medico curante. I FANS sono stati sospettati di effetti avversi sulla Covid. C'è un'importante rassegna francese su 11 ricerche osservazionali che ha mostrato un aumento di complicazioni pleuropolmonari e terapie antibiotiche più prolungate con degenze più lunghe con l'uso dei FANS nelle malattie respiratorie. E ci sono delle ipotesi esplicative abbastanza convincenti e lo studio francese concludeva con una forte raccomandazione contro l'uso di FANS nelle infezioni respiratorie inferiori, quelle che interessano i bronchi e il polmone, e il ministro della Salute francese ha invitato i medici a evitare i FANS nella Covid-19. Ci sono state reazioni immediate da parte dei produttori. L'EMA ha
ha dichiarato, che l'Agenzia dei Medicinali ha dichiarato che non ci sono ad oggi prove di legami tra il peggioramento della Covid e l'ibuprofeno. È vero, non ci sono, secondo l'EMA, degli studi di altissima validità, randomizzati, controllati, che lo dimostrino. Ci sono solo questi 11 studi osservazionali che però per principio di precauzione già sarebbe interessante considerare. Peraltro ha avviato su richiesta dell'Agenzia Nazionale Francese una revisione sulla sicurezza di questi medicinali, visto che l'Agenzia Nazionale Francese diceva che aveva trovato peggioramenti con i FANS in corso di varicella e di infezioni batteriche. Però Paul Little, che è un trialist inglese, ha detto che in realtà, pubblicando sul BMJ un editoriale, lui aveva fatto due importanti studi di alta validità nel 2013 e nel 2016 nel contesto delle cure primarie. Il primo aveva randomizzato quasi 900 pazienti con infezioni respiratorie, a metà diceva di assumere paracetamolo o ibuprofene o entrambi. Scusate, non diceva di assumere paracetamolo oppure ibuprofene o entrambi. Si sono documentate delle richieste nuove di consultazione del medico con sintomi nuovi o non risolti nel 12% dei pazienti del gruppo paracetamolo e nel 20% di quelli con ibuprofene, con un aumento importante e significativo di rischio. Ibuprofene ha avuto anche 11 complicazioni, in alcuni casi serie decisamente, come meningite e polmonite, che non si sono avute nel gruppo con paracetamolo. Per cui poi un secondo trial, sempre di Paul Little, su più di 3.000 pazienti, aveva indirizzato metà a un sito web dove dava i consigli che ritenevano fossero migliori ai tempi di autogestire le infezioni respiratorie usando FANS o paracetamolo. Nell'analisi multivariata, però, quelli con infezioni respiratorie che accedevano al sito hanno avuto malattie più lunghe dei controlli che non accedevano, più giorni di malattia con sintomi abbastanza gravi o peggio ancora. E escludendo le pagine web che consigliavano l'ibuprofene, l'effetto con il solo paracetamolo era attenuato, ma anche con paracetamolo non andavano bene. I due trial che abbiamo citato supportano il fatto che i FANS nelle infezioni respiratorie possono prolungare la malattia o dare complicazioni. L'autore conclude: l'uso regolare di FANS non dovrebbe probabilmente essere raccomandato come prima linea. Io sarei un po' più netto, un po' meno cauto, e dire se non è assolutamente indispensabile, una persona che ha capito bene ne fa a meno. E il suo medico cerca di scoraggiare l'uso di questi farmaci, fino a che non ci saranno prove definitive, ma almeno nei primi 10-15 giorni, quando, come abbiamo visto nel modello di Covid, si gioca gran parte della partita. Infatti, i FANS interferiscono con l'infiammazione che nelle fasi iniziali e con intensità lieve e moderata andrebbe lasciata svolgere il ruolo difensivo che le è stato assegnato dalla evoluzione. Tenete conto che per sopportare il dolore non ci sono solo i FANS, c'è anche mangiare le cose giuste. Un'alimentazione salutare fa sopportare molto meglio il dolore, anche questo è stato documentato. Pillole di educazione sanitaria hanno fatto questo tipo di ragionamento già da tempo. Sulla febbre non dico altro, è un meccanismo di difesa che l'evoluzione ha lasciato intatto. Da pesci ossei fino agli uomini, tutti ne fanno uso, ci sarà un motivo. Malgrado la prassi diffusa ma non provata di trattare, curare la febbre con paracetamolo, pare razionale non sopprimere la febbre almeno nei primi decisivi 15, 10-15 giorni. Anche a Wuhan, quelli che avevano la febbre ricoverati con temperatura maggiore, uguale o maggiore di 39 gradi, pur avendo maggiori tassi di ARDS, hanno avuto 2,5 volte meno morti. Quindi, anche nei casi critici, non solo nei casi lievi, dove io mi avventuro a raccomandarlo, è dibattuto se serva andare contro la febbre, che è di norma un'efficace prima risorsa, soprattutto, ripeto, nelle infezioni lievi e moderate nelle fasi iniziali. È stato calcolato, ve l'avevo detto in una precedente presentazione, quello che è l'effetto
con un modello della diffusione maggiore del virus di influenza in corso di epidemia influenzale se si usano gli antipiretici. Si potrebbe immaginare un aumento del 5% delle morti. Questo è stato prima messo in discussione già, vedete la data, 1975, cioè un lavoro di Stanley che mostra chiaramente, se vedete il grafico, che quando prendevano aspirina, poi lui dice che non hanno avuto nessun beneficio significativo sui sintomi, anche se una tendenza al beneficio sì, in termini di meno sintomi, ma hanno avuto sempre, in qualsiasi giorno, una maggiore diffusione del virus. Quindi conferma quello che è stato detto nel modello precedente e qualcuno potrebbe dire, se si sa da 45 anni, perché non ci viene detto mai o non abbastanza di lasciarla agire questa febbre. E questo invece è un grandissimo trialist che si chiama Colling, inglese dell'Imperial College, che ha fatto degli studi importantissimi. Quest'ultimo, pubblicato nel 2016, mostra che c'è stato con, pubblicato nel 2016, con il gruppo, è un trial randomizzato, che prendeva l'antipiretico, la durata media della febbre è stata, scusate, la durata media della diffusione del virus è stata di 7,8 giorni. Nel gruppo randomizzato che prendeva il placebo, quasi di 2 giorni in meno. Quindi, quando vedete la pubblicità che dice non perdetevi le occasioni, prendete questo prodotto che così vi sentirete meglio, e adesso cinema, con l'amica, andando a parlare fitto fitto vicino, ecco. E invece qualcuno potrebbe dire te lo do io il cinema se le cose stanno in questo modo. Per finire, sempre Pollito ci ricorda che il paracetamolo, con i dati del suo studio, anche se lui non lo dice espressamente, ma i dati mostrano che non migliora il decorso di comuni infezioni respiratorie. Quando si guardava quelli che avevano usato il paracetamolo, non c'era un ribaltamento, c'era solo un'attenuazione degli esiti peggiori che dava ibuprofene. C'era anche lì un lieve tendenziale eccesso di giornate di malattia o di sintomi abbastanza gravi o peggio. Quindi il confronto era con un gruppo che usava cure correnti e anche a quelli, sia pure in modo meno sistematico, è probabile che i medici dicessero di prendere l'antipiretico o che i pazienti lo facessero di loro iniziativa. Quindi, a maggior ragione perché l'usatissimo paracetamolo sembra meno sicuro anche per quanto riguarda problemi cardiaci ed epatici, cerchiamo di ricordarci questa cautela, questo principio di precauzione finché ce la si fa, rispettare la febbre che aiuta a diffondere meno il virus, grazie al medico di famiglia che spiega l'importanza di rispettarla. Questa è la regola, lasciamo alla sua competenza e autonomia di indicare eventuali o parziali eccezioni. E per finire, inibitori della pompa protonica, un sondaggio fresco fresco su un campione rappresentativo della popolazione statunitense che aveva sintomi gastrointestinali, ha verificato se l'uso di inibitori della pompa protonica aumentasse la probabilità di contrarre la Covid-19 tra adulti che vivevano in comunità. E il risultato è stato sì, chi li usava una volta al giorno aveva un rischio doppio, chi la usava 2 volte al giorno un rischio 3 volte e mezzo tanto, mentre altri farmaci contro l'acidità non avevano rischi aumentati. Il provato maggior rischio di infezioni enteriche con inibitore della pompa protonica è plausibile perché meno acidità gastrica vuol dire passano nell'intestino dove possono essere assorbiti più germi, negli enterociti dell'intestino passa il virus della Covid, questo ormai lo si sa, e l'effetto dose, la forza dell'associazione depongono per un ruolo causativo. Quindi è un motivo in più per evitare inibitori della pompa protonica senza vere necessità e adottare possibili alternative anche con delle deprescrizioni a scalini. Allora, per concludere, visto che determinano anche dipendenza, cerchiamo di non prenderle alla leggera. Io sono andato indietro di 5 anni, se uno entra in farmacia, ottima salute.
del 2016 diceva prendete Zoladrac piuttosto che un qualsiasi altro prazolo per trattare a breve termine i sintomi da reflusso. Bisogna pensarci bene. Adesso, nel 2020, cosa dicono? Puoi vincere la sfida contro la cattiva digestione, quindi ancora più a specifico, non solo il bruciore, ma la cattiva digestione, sempre con questi prazoli. Le misure, allora noi ricordiamo, questa è l'ultima slide, che le misure strategiche suggerite in grado di ridurre la mortalità sono ragionevoli anche per la Covid. Non si rivolgono alla minoranza di persone che ha infezioni gravi, ma alla maggioranza, che deve restare con infezioni lievi o nessuna infezione. Sono empowering, dicono alla gente cosa fare, evitano la frustrazione di pensare solo a doversi attenere a dei vincoli. Mettere in atto azioni chiave per ridurre la carica infettante, per potenziare le difese, che le difese sono spesso più potenti dei farmaci nel prevenire le malattie e nel farle superare con successo anche da anziani. E se si manifestano malattie infettive, lasciar lavorare le nostre difese naturali. Vi ringrazio. E grazie anche ad Alberto Donzelli e a Milena Simeoni per questo appuntamento con InfoSalus, per tutte le informazioni utili che sono state fornite in questo incontro. Se per caso non siete riusciti a vedere l'incontro dall'inizio, non vi preoccupate perché il video a breve rimarrà online sulla pagina YouTube di Lumen e allo stesso link a cui l'abbiamo condiviso sui social. E soprattutto vi chiedo questo, se vi è piaciuto e se vi sono piaciuti i contenuti, di diffondere il più possibile, di condividerlo sui social di diverso tipo che utilizzate. Mettete anche un commento perché questo aumenta la capacità di condivisione e questo aumenta la possibilità che queste informazioni così importanti e così poco conosciute possano veramente diffondersi in tutta Italia e raggiungere il più alto numero di persone possibili, per rafforzare la salute degli italiani. Vi ricordo che potete iscrivervi anche alla pagina YouTube Lumen, così riceverete tra l'altro comodamente nella vostra indirizzo di posta elettronica la notifica ogni volta che metteremo un video e faremo anche un'altra conferenza, per cui vi arriverà questo invito. E vi invito anche ad andare a vedere il sito www.salusnetwork.eu. In particolare ci sono due sezioni, una che dice cosa facciamo e l'altra dice cosa puoi fare tu per sostenere le nostre campagne, firmando la petizione, facendo una donazione o proponendovi come volontari per Salus. E per ultima cosa, il prossimo appuntamento che abbiamo già fissato il 16 di ottobre. L'argomento è problemi cardiovascolari e farmaci contro il colesterolo. L'ho letto perché non me lo ricordavo a memoria. Anche di questo sarà un evento gratuito. Molto probabilmente noi speriamo di essere nella sede di rappresentanza del Parlamento europeo a Milano, cioè al Palazzo delle Stelline. Quindi, se sarà possibile, siete invitati a prenotare un posto all'interno della sala e comunque terremo anche un web streaming per fare in modo che possa partecipare il più alto numero di persone possibili. Con questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo InfoSalus. Grazie.